L'ambito di questa seconda di lezione proveremo a formalizzare meglio alcuni dei concetti che abbiamo esposto e in particolare proveremo a formalizzare i concetti legati a quelle che sono le proprietà dei liquidi. Vedete che il problema fondamentale sarà quello di caratterizzare il fluido del quale stiamo parlando, nel senso che è ovvio e abbastanza intuitivo per me che le relazioni che abbiamo detto andremo a scrivere sono relazioni di conservazione, della massa, della qualità di moto, dell'energia e così via. Ovviamente queste relazioni andranno opportunamente caratterizzate a seconda del tipo di fluido del quale stiamo parlando. Il tipo di fluido del quale stiamo parlando sarà rappresentato da quelle che sono le sue proprietà. In generale ogni caratteristica di un sistema va sotto il nome di proprietà. Quindi, ad esempio, ci sono certe caratteristiche come la pressione, la temperatura, il volume, la massa, che sono assolutamente, diciamo, ben note a voi, meno familiari per esempio la viscosità. Distinguiamo ovviamente, ma questo dovreste già saperlo, fra proprietà intensive e proprietà estensive. Una proprietà intensiva è indipendente dalla massa del sistema. Un esempio di proprietà intensiva è la temperatura oppure la densità. Le proprietà estensive sono quelle i cui valori dipendono dalla dimensione del sistema, per esempio la massa totale, per esempio la quantità di moto totale. Le proprietà estensive per unità di massa vengono dette proprietà specifiche, per esempio l'energia totale specifica che è pari all'energia totale diviso la massa. Bene, come anticipato nell'ora precedente, faremo l'ipotesi di mezzo continuo, vale a dire che, ecco, per esempio, se pensiamo al caso più estremo di un gas, nella fase gassosa gli atomi sono ben distanziati fra di loro e fra di loro esistono grandi porzioni di vuoto, come per esempio nel caso dell'ossigeno 2. Tuttavia, come abbiamo detto, tenderemo a utilizzare sempre l'approssimazione di mezzo continuo. Cosa vuol dire l'approssimazione di mezzo continuo? L'approssimazione di mezzo continuo vuol dire che sostanzialmente quello che consideriamo è che la massa sia uniformemente distribuita all'interno del nostro spazio e pertanto se noi facciamo il limite che va a zero all'interno di un punto, troviamo sempre massa all'interno di questo. Vale a dire che i limiti per delta V che va a zero hanno sempre senso. Questo è dal punto di vista matematico quello che vogliamo rappresentare. Bene, l'approssimazione di mezzo continuo è valida fin tanto che la dimensione del sistema che stiamo considerando è sufficientemente grande in relazione alle distanze intermolecolari. Questo ci fa capire che praticamente per tutti i problemi che riguardano l'ingegneria meccanica va bene utilizzare l'approssimazione di mezzo continuo. Pensate per esempio all'acqua che scorre all'interno di una tubazione, per esempio una tubazione da 100 mm, ovviamente questi 100 mm rispetto alle dimensioni intermolecolari, dimensioni da micrometriche a nanometriche, ovviamente, diciamo, sono assolutamente trascurati, ma lo stesso dicasi addirittura per sistemi più piccoli, per esempio come quelli che possono aversi dei problemi di lubrificazione. Nel momento nel quale noi consideriamo lo strato d'olio che è interposto fra la parete del nostro cilindro e il pistone, abbiamo dimensioni al limite micrometriche, ma che sono comunque decisamente più grandi, ma comunque decisamente più grandi di quelle che sono le distanze intermolecolari.
e pertanto l'approssimazione di conti sarà sempre e comunque utilizzata. Introduciamo la prima proprietà fondamentale di un fluido, che è la densità. Si definisce densità la massa contenuta nell'unità di volume. Che cosa vuol dire massa contenuta nell'unità di volume? Massa contenuta nell'unità di volume vuol dire questo. Consideriamo un certo volume di controllo, per esempio questa stanza. Consideriamo la massa di fluido, per esempio d'aria, contenuta all'interno di questa stanza. Facciamo il rapporto fra la massa d'aria contenuta nella stanza e il volume. Questo rapporto si definisce densità dell'aria contenuta all'interno di questa stanza. L'unità di misura della densità è il chilogrammo a metro cubo, perché ovviamente è il rapporto fra l'unità di misura della massa, il chilogrammo, e l'unità di misura del volume, il metro cubo. Ora, questa densità, che ho così definito, va sotto il nome di densità media. Ovviamente l'ipotesi che facciamo è che questo concetto possa essere esteso al limite di un volume di controllo che va a zero. In questo caso parleremo di densità puntuale. Che cosa voglio dire? Consideriamo un punto materiale all'interno di questa stanza, quello che sta alla punta del mio dito. Okay? Consideriamo quello che un matematico chiamerebbe intorno di questo punto, cioè un insieme che contiene questo punto, il volume di tutta la stanza è un intorno di questo punto. Facciamo il rapporto tra la massa d'aria contenuta nella stanza e il volume, otteniamo un certo valore di densità. Ora facciamo contrarre questo volume intorno a questo punto, consideriamo volumi via via più piccoli, fino al limite di considerare il volumetto di volume zero intorno a questo punto. Bene, l'ipotesi di continuo fa sì che il rapporto massa su volume abbia senso per tutti questi intorni, ok? Quindi il limite del rapporto massa su volume per volume che va a zero intorno al punto che sto considerando lo chiameremo densità puntuale. Questa densità puntuale ha senso perché abbiamo fatto l'ipotesi del continuo, ok? Quindi in generale la nostra densità potrà essere una grandezza che nel mio fluido varia sia nello spazio sia nel tempo. Si definisce da volume specifico l'inverso della densità, volume su massa ovviamente. Per un gas la densità in genere dipende dal motivo per il quale non distribuisco le slide, dipende dalla temperatura e dalla pressione, no? Per esempio come dice l'equazione di stato dei gas ideali. Si definisce gravità specifica o densità relativa il rapporto fra la densità di una sostanza e la densità di un'altra sostanza standard a temperatura fissata. In generale quest'altra sostanza standard è l'acqua a 4 gradi centigradi, no? 277 gradi Kelvin. Quindi questa gravità specifica SG è il rapporto tra la densità del fluido che sto considerando, per esempio l'aria, e questa densità dell'acqua a 4 gradi centigradi. Mentre la densità è una grandezza dimensionale, che abbiamo detto si esprime in chilogrammi al metro cubo, la gravità specifica è una quantità adimensionale. Prima di andare avanti, ovviamente è opportuno ricordarsi, tenere presente il valore della densità per alcuni fluidi caratteristici. Per esempio, quanto è la densità dell'aria? Dalla densità dell'acqua, cominciamo da questo. Sembra un metro. Quanti chilogrammi d'acqua ci sono in un mezzo cubo d'acqua? 1000. Quindi la densità dell'acqua è, ovviamente cambia un po' la temperatura e quant'altro, ma la densità dell'acqua è intorno ai 1000 kg a mezzo cubo. Densità dell'aria a temperatura e pressione ordinati.
più o meno. Innanzitutto più grande e più piccolo. Più piccolo. Nello stesso volume c'è meno aria che ha. Bene. Di quanto più piccolo? Di quanti ordini di grandezza secondo voi? Un decimo, un centesimo, un millesimo, quanto sarà? Un milionesimo, un miliardesimo? Siamo ingegneri, cerchiamo di... Due-tre ordini di grandezza. Due-tre ordini di grandezza. Due-tre ordini, noi sbagliamo di un ordine. Allora, per iniziare l'aria, sembrerebbe possiamo dire circa 1.6 kg e mezzo cubo, quindi è circa un millesimo di quella dell'acqua, più o meno. Densità di un olio lubrificante, per esempio. Innanzitutto è minore o maggiore di quella dell'acqua? Minore. Allora. L'olio va a legge sull'acqua, no? E quindi? È minuto. Ok, bene, perfetto. 800-900 kg a metro cubo. Poi dipende molto da cosa stiamo considerando. Vale anche per molti idrocarburi, no? Ormai il cherosene e la benzina sono un po' più leggeri, densità minori. Il gasolio ha una densità maggiore e così via. Più o meno, sono sempre minuti di quelle dell'acqua. Un altro fluido caratteristico che compare spesso nei problemi di meccanica dei fluidi è il mercurio. Il mercurio, che è liquido a temperatura ordinaria, veniva classicamente utilizzato negli strumenti di misura. Oggi di norma è abbandonato per tutta una serie di problemi di sicurezza, ma la densità del mercurio è circa 13 volte quella dell'acqua, quindi è circa 13.000 kg a metro cubo. Deve essere un metallo che a temperatura e pressione ordinaria è liquido, però sempre di un metallo stiamo parlando. Un'altra grandezza importante nelle nostre applicazioni è il peso specifico, che rappresenta il peso per unità di volume. Il peso specifico, che di norma indicheremo con la lettera gamma, è ovviamente pari al rapporto al prodotto della densità per l'accelerazione di gravità. Quindi ovviamente il peso specifico è immediatamente una grandezza derivata, no? In generale noi per descrivere un fluido utilizzeremo innanzitutto la sua densità. Ci siamo? Il peso specifico sarà comodo da utilizzare in alcune applicazioni, in particolare in quelle di idrostatica, ma di norma utilizzeremo la sua densità, perché tanto se io conosco la densità di un fluido, per esempio abbiamo detto che l'acqua ha una densità di 1000 kg a metro cubo, so immediatamente che il suo peso specifico è pari a 9.806 kN a metro cubo, ovviamente. Quindi quasi 10.000 newton a metro cubo, ovviamente no, perché mi basta moltiplicare la densità per l'accelerazione di gravità, 9.806 secondo un'approssimazione, o 9.806 la più precisa, metri su secondo quarto, che ovviamente più specifico si esprime in newton a metro cubo. Oh, tra i fluidi ce n'è uno particolare molto interessante, che è il gas perfetto. Il gas perfetto è quello per il quale vale l'equazione di stato dei gas perfetti. Ovviamente, diciamo, questo ovviamente lo conoscete. L'equazione di stato più semplice e più famosa è l'equazione di gas perfetto, perché in generale si definisce equazione di stato la relazione che esiste tra pressione, temperatura e densità per uno specifico fluido. Bene, per i gas perfetti, che sono ben rappresentano gas molto rarefatti, l'equazione si scrive P per V uguale a RT, oppure, se vi fa più piacere, P uguale a Rho per R per T, dove R è la costante di stato dei gas perfetti e T è la temperatura termodinamica. Fate attenzione a quella temperatura termodinamica, cioè espressa in gradi Kelvin, altrimenti non funziona.
questa roba. L'equazione di stato dei gas perfetti funziona discretamente a rappresentare la maggior parte dei gas. Più sono rarefatti e meglio funziona, ovviamente. Meno sono rarefatti, ovviamente, e peggio funziona. I gas densi, come il vapore d'acqua, vapori refrigeranti, non andrebbero trattati con l'equazione di stato dei gas perfetti, quindi vanno utilizzate le opportune equazioni di stato. Ma ovviamente quello che siamo in corso di termodinamica, e quindi sulle equazioni di stato la questione dovrebbe essere chiara. Allo stesso modo si definisce tensione di vapore la pressione esercitata da un vapore che è in equilibrio di fase con il suo liquido a una certa temperatura. Perché ovviamente sappiamo bene che il passaggio da liquido a gas, da liquido a vapore, può essere caratterizzato da un equilibrio di fase, quindi dalla coesistenza delle due fasi, liquido-vapore. Bene, chiamiamo tensione di vapore la pressione che è esercitata dal vapore, che sia in equilibrio di fase col suo liquido. Ovviamente questa tensione di vapore dipende dalla temperatura, perché al variare la temperatura io posso avere differenti tensioni di vapore. In particolare la tensione di vapore che fa crescere la temperatura aumento di 10. In genere? Bene. La questione qual è? Che se la pressione che ho all'interno del mio sistema scende al di sotto della tensione di vapore, che cosa succede? Succede che il mio liquido passa localmente allo stato di vapore. Che cosa voglio dire? Voglio dire che la tensione di vapore è una pressione all'equilibrio. Se ho un sistema nel quale per qualche motivo la pressione diminuisce, e in generale vedrete che in un fluido in movimento all'aumentare la velocità di norma diminuisce la pressione. Bene, se io sparo questo fluido a velocità molto elevate ne faccio cadere la pressione. Che può capitare? Può capitare che la pressione scende al di sotto della tensione di vapore. Se accade questo, il liquido passa localmente allo stato di vapore. Vuol dire che all'interno del mio liquido si formano queste bolle di vapore. Queste bolle di vapore poi possono implodere quando la pressione supera di nuovo la tensione di vapore. Questo meccanismo, questo processo va sotto il nome di cavitazione ed è un processo assolutamente dannoso per i macchinari. Tenete conto che la cavitazione è in grado di spaccare le pale di una turbina, quindi non è un processo da sottovalutare, e lo fa attraverso un meccanismo tipo fatica. Perché che cosa succede? Succede che sostanzialmente questo passaggio rapido vapore liquido crea delle variazioni di pressione molto repentine che creano una sorta di martellamento sulle pale dei macchinari. A causa dell'elevata frequenza di questo processo io ho dei cicli di carico-scarico che sono molto veloci e che quindi alla fine vanno a rompere il mio materiale quasi come se fosse una fatica. Quindi non attingo dei valori altissimi, no, di pressione, però delle sollecitazioni dinamiche molto rapide che possono creare questo problema. Per inciso, questo poi magari si ci sarà tempo e l'ambito di qualche cosa, la cavitazione è caratterizzata da un caratteristico rumore della cavitazione, per esempio nelle pompe o nelle turbine, che è anche un sistema per diagnosticarla e quindi evitarla, ma poi ne parleremo più avanti. Prima di andare avanti sul discorso legato alla densità e alle tensioni, l'equazione di stato più semplice di tutte è ovviamente l'equazione di stato dei fluidi incomprimibili. L'equazione di stato dei fluidi incomprimibili è densità uguale a costante. Un fluido incomprimibile è caratterizzato da questa cosa: indipendentemente dalla pressione, e fra l'altro indipendentemente dalla temperatura, ma in generale i fluidi incomprimibili non si considerano le variazioni di temperatura, la mia densità resta sempre quella. Poi vedremo che ci possono essere le variazioni, fra un po' vediamo come rappresentarle. Un'altra grandezza essenziale della meccanica dei fluidi di energia
L'energia totale ovviamente si presenta sotto numerose forme. Innanzitutto a noi interesserà l'energia meccanica, intesa come parte, come contributi potenziale e cinetico, ma poi avremo tutta una serie di altre forme di energia, l'energia termica e altre ancora. L'unità di misura dell'energia è il joule, anche se poi magari in alcune applicazioni tecniche compare il BTU, unità termica inglese, anche se ricordate sempre che nel momento in cui scrivete una relazione tecnica dovete scriverla con l'unità di misura del sistema internazionale facendo riferimento al joule. Tuttavia molti macchinari utilizzano, molte schede tecniche di macchinari utilizzano il BTU, l'unità termica inglese, per cui in particolare quelli legati al condizionamento. Quindi è importante ricordarsi i rapporti di convenzione. Allo stesso modo distinguiamo fra energia microscopica e macroscopica. In particolare quella macroscopica sarà rappresentata dalla cinetica e dalla potenziale. In assenza di energia elettrica, magnetica, chimica o nucleare, l'energia totale sarà rappresentata sostanzialmente dalla somma dell'entalpia e dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. Il concetto di entalpia ovviamente è ben noto dal corso di termodinamica di base e ovviamente non mi ci soffermo, anche se lo utilizzeremo più avanti e troveremo anche delle sue interpretazioni abbastanza interessanti anche nel caso di assenza di variazioni di temperatura. Abbiamo parlato però del caso particolare di fluido incomprimibile, quindi in generale dobbiamo discutere di come cambia il volume di un fluido quando varia la pressione e temperatura. Bene, ovviamente è abbastanza intuitivo che un fluido si espande quando aumenta la temperatura oppure diminuisce la pressione. Viceversa, un fluido si contrae, cioè diminuisce il suo volume, quando diminuisce la temperatura oppure incrementiamo la pressione. Se immaginate per esempio un cilindro in condizioni isoterme che contiene un certo liquido, immaginate di avere un pistone su questo cilindro e di premere su questo pistone, ovviamente andate a produrre una riduzione di volume. Allo stesso modo, se senza applicare alcuna forza vado a riscaldare il mio fluido, quindi aumentando la temperatura, produco un incremento di volume e così via. Bene, abbiamo bisogno ovviamente di una proprietà del fluido che vada a legare i cambiamenti di volume con le variazioni di pressione e temperatura. Introduciamo due coefficienti. Il primo coefficiente è il coefficiente di comprimibilità, K. Il coefficiente di comprimibilità K rappresenta le variazioni di volume V, ovvero di densità, a temperatura fissata. Il coefficiente di comprimibilità è definito in questa maniera. Se una variazione di pressione dP produce una variazione di volume dV a partire da un volume iniziale V a temperatura imposta, allora il coefficiente di comprimibilità K è definito come meno V dP in dV a temperatura imposta. Ovviamente, poiché le variazioni di volume e di densità sono speculari, ovviamente a una variazione di volume meno dV corrisponde una variazione di densità più del ρ, e quindi allo stesso modo la definizione del coefficiente di comprimibilità può essere scritta in termini come ρ dP del ρ a temperatura fissata. Ovviamente il coefficiente di comprimibilità è una caratteristica del liquido, del fluido, per cui se conoscete il coefficiente di comprimibilità allora siete in grado di valutare la variazione di volume, ovvero di densità, che produce una certa variazione di pressione. Immaginate per esempio di avere acqua a temperatura e pressione ordinaria.
Bene, andate ad applicare una variabile, quindi partite con una densità di 1000 kg a metro cubo. Applicate un'opportuna variazione di pressione dp a quest'acqua, no? Perché per esempio schiacciate il pistone di cui ho parlato prima. Bene, la variazione di pressione dp produce una variazione di densità del ρ che può essere immediatamente calcolato come del ρ uguale a ρ dp su k, ovviamente, no? Invertendo questa relazione. Quindi noto il coefficiente di comprimibilità di un fluido, tenete conto che il coefficiente di comprimibilità di un fluido di norma dipende dalla temperatura, soprattutto per i liquidi dipende dalla temperatura e basta. Se conoscete il coefficiente di comprimibilità potete immediatamente valutare la variazione di densità, ovvero sia di volume. Giusto per dargli un numero, a proposito, il coefficiente di comprimibilità che dimensioni ha? Vabbè, la stessa dimensione di una pressione. Esatto. Perché tenete conto che il nostro errore dimensionale, questa è una pressione di 1 Pascal, Newton al metro quadro, coefficiente di comprimibilità che scrive Pascal, Newton al metro quadro. Il coefficiente di comprimibilità dell'acqua a temperatura e pressione ordinaria è 2.01 per 10 alla nona Pascal. Quindi è più di 2000 atmosfere, ok? Quindi vi rendete conto come variazioni di pressione ordinarie che sono dell'ordine dell'atmosfera ovviamente non sono in grado di produrre variazioni di volume significative sull'acqua. Per questo l'acqua di norma la consideriamo come un fluido incomprimibile. Abbiamo parlato delle variazioni di pressione. Allo stesso modo introduciamo il coefficiente di dilatazione cubica beta. Il coefficiente di dilatazione cubica beta rappresenta il modo di variare del volume, ovvero sia della densità, al variare la temperatura. Okay? Per quanto riguarda la densità, beta è definito come meno 1 su ρ del ρ in dt a pressione fissata. Ovviamente vi rendete conto che beta è pertanto, ha pertanto comunità di misura e una temperatura a meno 1, cioè sono gradi Kelvin, esiste in gradi Kelvin alla meno 1. Se avete una certa variazione di temperatura a partire da una certa densità, potete calcolare pertanto la variazione di densità a partire da questa. Gli effetti combinati di pressione e temperatura possono essere rappresentati applicando una linearizzazione, quindi una sovrapposizione di effetti, in questa maniera. Quindi la variazione complessiva di volume si scriverà come la variazione di volume rispetto alla temperatura a pressione fissata per dt più la variazione di volume a pressione fissata in dt per dp, che possiamo calcolare a mezzo di queste due relazioni. Ok? Ovviamente quest'ultima scrittura rappresenta una semplificazione, una linearizzazione del processo, perché sto immaginando che gli effetti di pressione e temperatura possano essere ritenuti scorrelati, cioè sto linearizzando il processo. Bene, se abbiamo introdotto il concetto di densità e poi quello di comprimibilità, dobbiamo ancora introdurre un terzo concetto fondamentale, che è quello di viscosità. La viscosità è una proprietà che rappresenta la resistenza interna del fluido al moto. Ci siamo? Bene. La forza esercitata su un corpo da un fluido in movimento nella stessa direzione del moto è detta resistenza aerodinamica oppure idrodinamica, e l'entità di questa forza dipende almeno in parte da quella che è la viscosità. Pertanto, diciamo, gli stessi oggetti, un uccello o un pesce che si muovono rispettivamente nell'aria e nell'acqua, incontreranno resistenze differenti perché i fluidi nei quali si muovono sono differenti. In particolare, immaginate immediatamente che
la viscosità dell'aria possa essere in qualche modo meno significativa della viscosità dell'acqua, e ancora magari la viscosità di un olio possa essere in molte situazioni maggiori di quella dell'acqua. Ci siamo? Bene, andiamo a definire questa viscosità. Dobbiamo in qualche modo costruire una relazione che vada a caratterizzare questa viscosità. Allora, per farlo consideriamo questo sistema. Immaginiamo di avere due lastre piane parallele fra di loro, molto molto grandi, praticamente indefinite, no? Che sono separate da una distanza L. Tra queste due lastre è interposto un fluido. Per inciso, questo problema è quello che è chiamato classicamente problema fondamentale della lubrificazione, no? Perché è lo schema più semplice di lubrificazione che possiamo immaginare. Abbiamo due lastre, due pezzi meccanici a contatto fra di loro, e fra queste, che però non sono a contatto diretto fra di loro, ma fra di loro è interposto un fluido lubrificante. Bene, immaginiamo che una lastra sia ferma mentre l'altra si muova in modo uniforme, ok? Quindi la lastra di sotto è ferma, la lastra di sopra si muove in modo uniforme a velocità B. Abbiamo parlato prima di quella che abbiamo chiamato condizione di aderenza. La condizione di aderenza mi dice: guarda, il fluido che è a contatto con una parete solida è attaccato alla parete solida. Che vuol dire? Vuol dire che il fluido che sta a contatto con questa parete sta fermo. Il fluido che sta a contatto con questa parete si muove a velocità B. Ci siamo? Bene. A questo punto vi chiedo un atto di fede, perché il profilo di velocità che si sviluppa in questo sistema, guarda caso, è proprio un profilo lineare, che va da 0 a B. Questa cosa si può dimostrare con l'equazione Aristotelica, si può tirare fuori come soluzione particolare l'equazione Aristotelica. Ma voglio dire, è abbastanza intuitivo che sia così. Bene, definiamo tensione tangenziale il rapporto fra la forza che sperimenta la lastra di sopra per muoversi diviso l'area di contatto. Bene, definiamo viscosità mu, il legame che c'è fra la tensione tangenziale e il gradiente di velocità. Il problema qual è? Esiste una resistenza intanto che esiste un gradiente di velocità. In che senso? Immaginiamo che anche la lastra di sotto si muove a velocità B, ok? Quindi si muove tutto a velocità B. Bene, non c'è resistenza relativa fra le due lastre. La resistenza relativa nasce solo in quanto esiste un gradiente di velocità. Ci siamo? La resistenza d'attrito nasce dall'esistenza di un gradiente di velocità. Pertanto è ipotizzabile che gli sforzi tangenziali siano dipendenti dai gradienti di velocità. Bene, la prima ipotesi che facciamo è che questi sforzi tangenziali siano linearmente dipendenti dai gradienti di velocità. Quindi scriviamo che tau è uguale a un coefficiente per il gradiente di velocità, per il gradiente trasversale di velocità. Questo coefficiente di proporzionalità lo chiamiamo viscosità dinamica. La sua unità di misura è il pascal per secondo, chilogrammo su metro per secondo, o quello che sia. Ci siamo? Bene, questa viscosità rappresenta quindi quello che è il legame fra la tensione tangenziale e il gradiente di velocità. Per essere precisi, tutti i fluidi che si comportano in questa maniera, cioè che hanno un legame lineare tra gli sforzi tangenziali e il gradiente di velocità, vanno sotto il nome di fluidi newtoniani. I fluidi newtoniani sono, per esempio, l'acqua, tutti gli idrocarburi, tutti gli oli, ma anche molti altri fluidi di interesse. Quindi
quasi tutti i fluidi di nostro interesse si comportano come fluidi newtoniani. Non sono fluidi newtoniani anche altri fluidi di interesse particolare, per esempio le paste industriali, per esempio alcune miscele, come per esempio le cosiddette miscele bentonitiche che si usano alle perforazioni e quant'altro, che hanno dei comportamenti un po' più complessi, cioè non hanno un legame diretto di proporzionalità lineare tra sforzi tangenziali e gradienti di velocità, ma hanno dei legami più complessi. Bene, quei fluidi si chiamano non newtoniani. In buona parte del corso i risultati che otterremo faranno riferimento a quelli che sono i fluidi newtoniani. Ah, per dire, tutti i gas sono newtoniani. Quindi tutti i gas sono newtoniani, moltissimi liquidi, quasi tutti i liquidi di nostro interesse sono liquidi newtoniani. Quindi faremo riferimento a questi e sarà questa l'approssimazione che terremo presente. Bene, come si misura la viscosità? Una maniera di misurare la viscosità è utilizzare quello che si chiama viscosimetro rotante. Ah, mi dispiace perché avevo anche una fotografia del viscosimetro rotante, ma sostanzialmente il viscosimetro rotante è un oggetto fatto in questa maniera. Abbiamo due cilindri, abbiamo un cilindro pieno rotante all'interno del sistema, che è contenuto da un altro cilindro cavo. Ovviamente il sistema ha una certa altezza, ok? Abbiamo un cilindro all'interno e poi un cilindro cavo esterno. Il cilindro cavo esterno sta fermo, il cilindro interno è messo in rotazione a velocità costante. Tra i due cilindri viene interposto un fluido del quale vogliamo misurare la viscosità. Il fluido del quale vogliamo misurare la viscosità, a causa della proprietà di aderenza, si mette in moto con un profilo di velocità triangolare, come nel caso della stradiana e parallela, come quello di prima, no? Quindi quello che sta vicino alla parete esterna sta fermo, quello che sta vicino alla parete del cilindro rotante sta in movimento. Bene, a questo punto, misurando il momento torcente necessario a tenere in movimento il cilindro centrale, è possibile risalire alla viscosità, perché ovviamente conosciamo tutte le caratteristiche del sistema, in particolare conosciamo questa distanza, conosciamo la velocità che diamo al fluido al cilindro interno e quindi possiamo calcolare il deuterium, possiamo calcolare la A, calcoliamo la F a partire dal momento torcente, risaliamo pertanto alla misura della viscosità. Per inciso, utilizzando differenti valori di velocità di rotazione, possiamo anche controllare che il legame tau gradiente di velocità sia lineare e quindi possiamo controllare che il nostro fluido sia newtoniano, cioè abbia un unico valore di viscosità a temperatura fissata, oppure possiamo controllare, diciamo, il legame più complesso che sia per fluidi non newtoniani. Per inciso, la viscosità per i fluidi newtoniani, abbiamo detto, è una costante che dipende al più dalla temperatura, anzi una costante che dipende dalla temperatura. È ben noto che gli oli lubrificanti che usiamo per i motori, per esempio, hanno una viscosità molto elevata a temperatura ordinaria, ma poi alle temperature di esercizio del motore hanno delle viscosità molto più basse, restando comunque in condizioni, diciamo, tali da poter essere utilizzati, quindi non basta lo stato di vapore e quant'altro. Forse questo è quello che viene richiesto innanzitutto a un fluido lubrificante. Un altro concetto importante da tenere presente è quello di tensione superficiale. Bene, le gocce di un liquido che abbiamo in un certo sistema si comportano come se fossero tanti piccoli palloncini sferici riempiti dal liquido stesso. La superficie del liquido, la superficie libera che abbiamo, perché vi ricordo che per i liquidi abbiamo una superficie libera, beh,
può agire come una membrana elastica tesa sottoposta a tensione. La forza che tira la membrana e che quindi trova questo fenomeno è dovuta alle forze attrattive tra le molecole e va sotto il nome di tensione superficiale. Le forze attrattive su queste molecole in superficie non sono simmetriche. Invece, dall'altro lato, le forze repulsive che sono dovute alle molecole interne fanno sì che il liquido tenda a minimizzare l'area sulla superficie e assuma quindi una forma sferica. Questo fa sì che in alcune situazioni possiamo avere liquidi che bagnano il loro recipiente, quindi quello che si chiama menisco che viene formato da un liquido all'interno di un recipiente può essere un menisco convesso come nel caso dell'acqua che va a bagnare il recipiente, oppure un menisco concavo come nel caso per esempio del mercurio quando il liquido non va a bagnare il recipiente. In generale la tensione superficiale non è importante per buona parte dei problemi che vogliamo considerare, diventa importante quando consideriamo quelli che si chiamano vasi capillari. Quindi, per esempio, diventa molto importante all'interno di tubicini di sezione molto piccola, ma quando abbiamo a che fare con tubicini o con una regione di tensione significativa, la tensione superficiale di norma può essere trascurata. Questo è giusto per ricordarvi le varie caratteristiche. E quindi abbiamo per esempio il caso dell'acqua con un fluido che può bagnare il suo recipiente, del mercurio che non bagna il suo recipiente. Allo stesso modo questi effetti di capillarità possono produrre una risalita o meno del liquido rispetto a quella che è la superficie libera. Il tutto può essere dato poi con un bilancio di forza, ma di norma lo trascureremo. Bene, cerchiamo un attimo di sintetizzare quello che ci siamo detti. Per sintetizzare quello che ci siamo detti possiamo dire alcune cose fondamentali. Abbiamo visto che esistono alcune proprietà fondamentali dei fluidi, in particolare la densità, in particolare la comprimibilità, in particolare il coefficiente di dilatazione cubica, in particolare la viscosità. Queste grandezze rappresentano un pochettino quelle che sono le caratteristiche fondamentali del liquido, quindi ci permettono di dire in qualche modo di quale liquido stiamo parlando, ok? Prescindendo ovviamente dalla densità superficiale della quale ho parlato un attimo fa. La densità in qualche modo rappresenta la quantità di massa che c'è all'interno del volume che sto considerando. La comprimibilità e il coefficiente di dilatazione cubica mi permettono di rappresentare come questa densità varia per effetto della pressione e della temperatura. In particolare se mi metto a temperatura costante mi basta il coefficiente di comprimibilità. La viscosità mi permette di legare gli sforzi tangenziali al moto. Quindi, qual è il concetto fondamentale? La densità rappresenta in qualche modo la massa contenuta nel mio volume. La comprimibilità mi permette di rappresentare che succede, che cosa fanno le variazioni di pressione. Le variazioni di pressione producono variazioni di densità. La viscosità mi permette di rappresentare quelli che sono gli sforzi tangenziali, mentre prima sto parlando di sforzi normali. Qui la viscosità mi permette di rappresentare gli sforzi tangenziali e quindi come gli sforzi tangenziali sono legati al moto del fluido, come sono legati ai gradienti di velocità. Pertanto, in generale, in prima battuta ci metteremo a temperatura costante, dimensioni isoterme, quindi trascurando gli effetti delle variazioni di temperatura, che poi inseriremo in un secondo momento. Pertanto, in un primo momento, io per rappresentare un fluido dovrò fornire le sue tre proprietà fondamentali: la sua densità, la sua comprimibilità e la sua viscosità. Per inciso, se sarò parlando di un liquido e quindi vorrò assumere l'ipotesi di liquido incomprimibile, mi basterà dare solamente due di queste proprietà, la sua densità e la sua viscosità. Inoltre, se voglio considerare un liquido in condizioni statiche, quindi nel quale non c'è movimento,
in un liquido in condizioni statiche non c'è movimento, quindi proprio perché non c'è movimento non posso esistere gradienti di velocità. La velocità è 0 dappertutto, quindi la derivata della velocità rispetto allo spazio in qualsiasi direzione è 0 lo stesso, perché la velocità è costante, pari a 0. Allora, in condizioni stazionarie, la stessa viscosità non sarà necessaria. Stessa viscosità, perché non si scusate, in condizioni quiete, la stessa viscosità non sarà necessaria. Pertanto, per rappresentare un liquido incomprimibile in condizioni di quiete, mi basterà la sua densità o il suo peso specifico. Questo è quello che faremo con le prime applicazioni, perché ovviamente per rappresentare il movimento dei fluidi, per capire il movimento dei fluidi, prima di cominciare a parlare dei fluidi che si muovono, sarà necessario cominciare a parlare dei fluidi che stanno in condizioni di quiete. Quindi la prima, diciamo, il primo grande capitolo della meccanica dei fluidi che affronteremo va sotto il nome di idrostatica o statica dei fluidi. In questa lezione, due lezioni che faremo, ci porremo il problema di stabilire quelle che sono le azioni che in qualche modo il nostro fluido esercita sulle pareti che lo contengono. Capiremo anche meglio il concetto di pressione e capiremo anche il funzionamento di alcuni strumenti atti alla misura della pressione, che poi vedremo potranno essere utilizzati anche in condizioni di fluido in movimento, facendo certe particolari ipotesi. Va bene, adesso ci fermiamo, ma proprio due minuti, e così faccio un attimo riposare la luce, e poi facciamo semplicemente una piccola applicazione numerica per cercare di capire alcuni dei concetti che abbiamo visto oggi, per cercare